Da dove ti sei detto? Dal tuo studio. Hai finito le tue faccende? Oh, sì, caro Dini. Ah, l'ho superato in via matura, in più. Grazie. E quella casa di mia madame dove pioveva? Ah, sì, hanno rimesso le tegole. Hanno fatto bene. È noioso abitare in una casa dove ci piove. Cosa? Le pulizie. Ma quali? Le griglie. vabbè, scusa, caro, non lo sai che io di queste cose non me ne intendo. La pettinatrice. Oh, sì, questo sì che mi interessa. Parla, ti ascolta. La signora arriverà subito. La signora è qui. È nella cabina. Quale cabina? Del telefono. È fantastico. Ah, oh, sì, che bella voce. Già. Credete che combinerò? Ma non saprei, la signora non è esigente, il signore neppure. Ma direi se combinerete così. Magari. Ditemi, il posto è buono? Si fa il triplo della paga. Non esagerare. Ma allora perché il domestico che c'era se n'è andato? Perché non mi piaceva. Ma guarda qua. Bisogna piacere a voi. Sicuro. Voi mi piacete. Siete ben vestito. Fin troppo per essere un domestico. Ah, sì? Sono gli abiti di un mio antico padrone. Ah, ve li ha regalati? No, glielo ho rubati. Ed è per questo che mi hanno mandato via. Gli abiti del padrone qui non potrete rubarli. Sì. E perché? Li tiene chiusi a chiave? No, è troppo alto, non mi andrebbero bene. Va bene, tra poco. Vuol dire che non li prenderò. Chi c'è, Nanetta? Un domestico che si presenta, signora. Ah, benissimo. Sì, signora. Sono un domestico che si presenta. Ho saputo che quello che avevate vi ha lasciata e ambirei a prenderne il posto, se tuttavia avrò la fortuna di piacervi. Si esprime bene. Beh, ora vedremo. Che paga chiedete? 15 franchi, signora. Al mese? Al giorno. Siete pazzo? E ora facciamo 10 franchi. Al giorno? Al mese. Non vado al denaro io. In che casa avete servito? Dal re di Spagna, signora. E perché l'avete lasciato? Perché sono repubblicano. Ma eccovi il mio certificato. Ecco, signora. Domestico fedele, raccomandabile, lavoratore, disinteressato. Oh, sì. Bene. No, non mi convenite. E perché mai, signora? Questo non vi riguarda. Potrei dire due parole in privato alla signora? Eh sì, uscite pure, Nanette. Io credo che la signora abbia torto. Lo trovo così per bene. Via loro. Bel signore, volete lasciarmi tranquillo? Giammai. Ma è troppo. Viamo. Sarete via. È un'ossessione. E l'amore? Voi siete la donna della mia vita. Siete pazzi. Sono un amante. Non il mio. Non ancora. Non lo sarete mai. Che cosa ne sapete? Non sono certo. Oh, non lo dite. E perché? Perché siete una donna. E così? E una donna non può mai dire sono certa che farò questo. Tutt'altro può dire sono certa che probabilmente farò questo. Siete divertenti. Sono sincero. E mi subuglio. Oh, e perché? Per voi. Vi adoro. Ma se non mi conoscete? E non ci si ama sempre prima di conoscersi. E perché non ci si conosce che ci si ama? Siete incoraggianti. Ma voi vi conosco benissimo. Oh sì? Sono accadute fra noi delle cose. Le ho dimenticate. Ve ne era meno. Del bianco. Del bianco. Un altro che del bianco. Un grande sapone della gente, molta gente, una folla. Non ci si parla, si grida, si urta, si soffoca, si compra. Che cosa? Lenzuola, tovaglioli, asciugamani e un'esposizione. Sezione biancheria in un grande magazzino. La belle menagere. Voi siete lì, io pure. Voi palpate della tela, io palpo delle federe. 4,95 erano nei prodotto persino i prezzi. Ma un tratto, un movimento della folla, la pancia di un ecclesiastico urta i vostri fianchi. Noi siamo sospinti l'uno verso l'altro. Non occorre di più. Mi guardate, fate ah e mi cadete fra le braccia. Il caldo, stavo male. Non l'ho fatto, stavate benissimo. Ve lo si leggeva negli occhi. Erano chiusi, ma beati. Vi avevo turbata. Voi? Oh, non me ne stupisco. Io turbo. Ho sempre turbato.
amato le donne. Ma già quando avevo l'età di 3 mesi, avevo un tale modo di appendermi al seno della mia balia che la faceva... e subito mi offriva l'altro. No, molti anni sono passati da allora, ma il mio potere è rimasto invariato. Io tubo. Sempre. E io solo lo confesso, ciò mi commuove. E anche questa volta fui commosso, tenervi là fra le mie braccia, svenuta, una pietra immensa mi invase. C'era una farmacia lì in faccia, mi precipitai, sali inglesi, aceto, col pettine sulle palme. Qualche minuto e voi ritornavate a me. In me. Come volete. E allora fui io che veni a voi, vi chiesi l'indirizzo, me lo deste. Ricordate di averlo dato? Beh, insistavate tanto per accompagnarmi a casa. E potevo lasciarmi tornare a casa sola dopo una simile emozione. Chiamai un tassì, voi saliste. Ricordate di esservi salita? Vi credevo un galantuomo. Sono un uomo galante. Non è la stessa cosa. È meglio. Vi pare? Oh. E mi avete baciata, signore? Sì, signora, sulla bocca. Non lo dimentico. Nemmeno io. Ed è perciò che da allora decisi di non rivedervi mai più. Ed è per questo che da allora decisi di rivedervi sempre. E così è stato. È passato un mese dall'avventura alla Belmenagera e noi in questo mese ci siamo visti ogni giorno. Avete di che vantarvi? Mi sentite, mi spiate, passate delle ore sotto le mie finestre. Precisamente, non potete infilare una via senza incontrarmi. Chiamare un tassì senza che io ve ne apra la portiera. Affittare un palco all'opera senza che io sia nel palco accanto. Già. Pranzare in un ristorante senza che io seduto in faccia a voi mangi dei piatti che non sempre mi piacciono. Ma sono io, quegli stessi scelti da voi. Siete esasperanti. Sono innamorato. Ma che ne sapete? Beh, non penso che a voi. Non sogno che di voi. La mia casa è piena dei vostri ritratti. E quali? Fotografie prese da me. E quali? Io vi prendo in ogni momento, quando uscite di casa, vi prendo quando entrate, vi prendo quando parlate con vostro marito, ma lui è di spalle per fortuna. Oh, ne ho una, colta le acace, straordinaria, sorridente, squisita, vi ho fatto ingrandire al naturale, così, così. Quando sono solo a casa, faccio apparecchiare un secondo coperto, vi metto su una sedia di fronte a me, e pranzo con voi, e la sera prima di andare a letto vi sdraio accanto a me e dormo con voi. Ma ve lo proibisco! È una violazione! In effigie, ma non mi basta. E allora vado a installarmi sotto l'androne del numero 14 qui in faccia. Ho un piccolo client che la portinaia del 14 mi tiene in custodia con la Madonna. E vi attendo pazientemente che voi usciate. Ed è per questo che io da 4 giorni ho deciso di non uscire più. Ed è per questo che io questa mattina ho deciso di salire. Credete di fare progressi? Vi vedo, vi ascolto, vi parlo. Ebbene, che avete da dirmi? Che vi amo e che sarete via. Oh, basta, signore, volete uscire? Sì, già. Lo scherzo è durato anche troppo. Ma io non sto scherzando, signora. Devo suonare. Grazie, non mi occorre nulla. Ed io ho bisogno di riposo. Ancora una volta, volete uscire? Domani troverò un altro mezzo per entrare. Ma non potrò mai sbarazzarmi di voi, dunque. Ma? Come vi chiamate? Il mio nome. E per farne che? Sono l'amante. Oh, basta, signore. Per l'ultima volta, volete uscire? Voi mi scacciate, signore? Sì, signore. Prendete la neve. Oh! E per la cugina. Mio marito. Capito. Vostro marito? Non tenete, non mi vedrà. Ma sì, anzi, voglio che vi veda. Come io, il giovanotto del tassì, per l'amor del cielo, morireste di vergogna. Ma che diamine, siete il domestico che si presenta. Se vi piacesse, se mi prendesse. No, signora, sono l'amante e vi nascondo. Dove? Oh, siete pazzo. Avete detto, quando il signor Tumere sarà andato via, ne approfitterò per fuggire dalla finestra. Per il momento mi nascondo, è la mia parte, sono l'amante. Oh, siete insopportabili, insopportabili. Ah, buongiorno, mio caro. Cari allegre. Sono allegre. Tanto meglio, tanto meglio. Scommettiamo che indovino per te. Dopo di tempo, quando sei così allegro, mi fai un regalo. Credi?
L'ho notato, è così. Beh, veramente che entrare questa volta ti inganni. Mi dispiace, ma non ti porto proprio nulla. Ne sei proprio sicuro? Assolutamente. Ora vedremo, ora vedremo. Oh, un anello! Oh mio caro, è meraviglioso! Veramente? Oh, che fantastico! Oh, Gustavo, che meraviglia! Sei troppo buono con me, mi abitui male. Beh, ora che c'è? Non hai più l'aria allegra? Sì, ma ora che ti ho fatto il regalo, è finita. Oh. Non ho più nulla da aspettarmi. Scioccone, scioccone. Sì. Oh. Dunque, i tuoi affari, contento? Sì, contento. E nulla di nuovo? No. Ah sì, il mezzanino in via Roger. Ah sì, la casa da bordello. Eh sì, l'ho affittata. Bravo, bravo. E a chi? Alla signora Popo. La signora Popo? Sì. E che cosa è? È una signora. E si chiama Popo? Sì, Rose Popo. Rose Popo? Ma mio caro, una squadrina. Oh, ma te ne prego. E che cosa? Lo sai che non affitto a squadrine? La signora Popo è una signora sola. Elegante? Sì. Bella? Sì. Che età? 25 anni. Va bene, mio caro, è una squadrina. Oh, ma te ne prego, mia cara, la signora Popo è una signora molto, come si deve, la vedrai. Devi venire qui fra poco a firmare il contratto e sono certa che ti piacerà. Anzi, sarei contento che ti piacesse. Eh sì, perché? Ma mia cara, sono amministratore di mobili, scelgo con cura i locatari e amo che tu approvi le mie scelte. E tu hai affittato questa signora Popo in una casa dove pian pianino sta un pastore protestante, al terzo piano un consigliere della corte di appello. Bene. Se tu credi che il consigliere sarà contento di una tale, dici? Oh, mia! Ah, è per me! Dopo tutto questo ora devo prendermi un altro anello. Pronto? Sì? Ma no! Ma insomma, signora, mi è proibito di toccarmi! Oh, non c'è un signore! Oh! Che c'è? Ah, niente! È il mio sasso! Sì, ma sei tutta rossa, spettinata! Che mi ha detto delle cose? Ma perché gli hai detto non mi toccate? Ah, è già, non mi toccate. È un abito, anzi meglio una gonna. Lui vuole accorciarla e io non voglio, si vedono le gambe, è un orrore. Ed ora, caro, vattene. Perché? No, io dicevo così per dire, figurati. Ti annoio? No, figurati, anzi, chiacchieriamo. Chiacchieriamo, giusto, figurati mio, volevo dire. Un rosso affare che mi capita. Figurati che fra 14 concorrenti sono stato scelto come architetto della società affittuaria della Punta di Razzi. Ah sì, che cos'è? È una società formata da poco con capitale di parecchi milioni per lo sfruttamento della stazione balneare della Punta di Razzi. Ah sì, in Bretagna? Del Finistero. Ma non tutto deserto. Ah, ora, ma fra 2 anni sarà la concorrente di Deauville. Perché faremo della Punta di Razzi una spiaggia di lusso e insieme un luogo di cura per gli snervati. Per chi? Per gli snervati, per quelli che non hanno nervi. Sì. E vedi, mia cara, la cura consiste in bagni di vento. Di vento? Perché siamo come fare per trovare appunto una regione dove giri più vento possibile. Sì, giusto. E l'ideale sarebbe un pavimento per salirci sopra, sì. Un tetto in caso di pioggia, niente muri. Difficile. Vedi, il casino, l'albergo va da sé. O più ti piace, vedi, mia cara. Ecco, dunque. Vedi, questo è il casino, questo è il teatro, però grande, il Baccarat, molto ricco, e sono di lettura, vero? E bar. E queste che cosa sono? Sono le cabine delle porte. E hanno una porta sola. Ma certo, mia cara. Oh, io ne metterei due. Le cabine telefoniche dovrebbero sempre avere due porte, era una mia idea. Ma mia cara, idiota! Che voi non sono architetto io. Ah sì, effettivamente. Ora però puoi particolare. Ecco, vedi questo. Dimmi, caro. Sì. Vorresti andare a cercare il mio fazzoletto? Perché? L'ho dimenticato in camera mia, non ti secca, vero? Ma no, terreno che ci vado sempre. Ecco, bravo, vai. La signora Popo. Oh. Ah, allora mia cara, ma tu stessa a prendere il fazzoletto? E perché? Perché non è che diceva quella signora. Oh, ma dovresti riceverlo in salotto. E perché in salotto? Non,
non lo so, è più bello, poi ci sono anche dei tappeti. No, ma mia cara, ho uno studio, ricevo il mio studio. Eh già, e la ricevi subito? Sì, se vuoi lasciarmi solo. Va bene, purché nessuno telefoni, mio Dio. Fate passare, signore. Buongiorno, Micione! Buongiorno! Non lo sapevo, devo chiamarti signor amministratore. No, vuole, basta che tu parli piano, sai? Bene, sì, ti vengo dall'appartamento meraviglioso. Ti piace? Accidenti, come sono contenta! C'è tutto ciò che mi occorre, sedia elettrica fu costruito per me. Non desidero che una cosa soltanto, sì. Che tu metti giù il tramezzo del salotto. Quello che separa il salotto grande da quello piccolo? Sì. Oh, bella è. Perché? Perché ne farò la mia camera, così sarà enorme, con tre finestre, capisci? Sì, ma allora che ne fai della tua camera? Il bagno. Sì, ma la lavastoviglie è nella stanza in fondo. Oh, ma la si trasporta. Fino là. Sicuro, per avere la sala da bagno c'è una camera da letto. Sì, ma così non avrai salotto. Lo metto nella sala da pranzo. Ma è allora la sala da pranzo? La tua stanza in fondo. Sì, ma così avrai due sale da pranzo. Ma no, togli il tramezzo. Pure quello. Ma la casa crollerà. Oh, per due muretti. L'hai costruita davvero bene. C'è che non ti accontentati. Quanto sei caro. Ora vieni qua. E andiamo. Ecco. Uno. E due. Voilà. Abitare borghesemente. Due cantine. Bene, bene. Niente cani? Ma io ne ho due. Due? Cancella. E metti cani a volontà. Ma perlomeno quando esci cerca di nasconderli nel manicotto. Impossibile. Solo due danesi. Due danesi? Oh mio Dio, che cosa dirà il consigliere del terzo? Sì, cani a volontà. Voilà. Ecco fatto. E il prezzo? Dov'è? 2000 franchi all'anno. Non è caro. Ah, lo so che non è caro, ne vale 5000. Ma perché metti 2000? Perché chi paga sono io. Ah, già, così ad ogni trimestre tu mi darai? 500. 500, io te ne renderò e tu mi darai la ricevuta. Ecco. E allora non è differente mettere 2000 o 5000? No, vedi mia cara, i 2000 che ti do li pago io. I 2000 che mi rendono sono io che li intasco. E chi è? Il proprietario, signora Baudin. E come ti giustifichi con il signora Baudin? Oh, io dico che l'appartamento è un guaio. E il guaio sono io? Ma no, mia cara. Ti spiegherò. Sì, ma è fin d'anno, signora Baudin, ma che hanno 3000 franchi. No, vedi mia cara, come intanto 500 franchi per ogni locatario. Sono in 6, conto torna. Furbo tu. Sono un uomo d'affari. Firmi. Firmi. Caroline Duvon, detta Rose Pompon. Lo sapevi che Rose Pompon non è il mio nome vero? Beh, dubitavo, vedi. E perché? Così. Ecco, questo è il tuo contratto. Tienilo con cura e cerca di non perderlo. Non aver paura. E il mio rubino, ci hai pensato? Ci ho pensato. Dov'è? Aspetta che lo trovo da me! È troppo tardi! E perché è troppo tardi? Qualcuno è passato prima di te. Chi? Mia moglie. E lo ha trovato. E naturalmente ha creduto che fosse per lei. Che volevi che facessi? Ebbene, mio caro, non sei furbo. Che vuoi? Non ho l'abitudine. Che cosa? E tu sei la mia prima amante. Oh, davvero? Davvero? Dalla tua nascita. No, dopo il mio matrimonio. Strano. Ma quanti anni hai? 46. L'età del babbo. Oh. Ah, 46 anni come te, si chiama Gustavo come te? È curioso. Ma sì, straordinario. Però non è architetto. Ah no, che cos'è? Fai lavapiatti al Café de Paris. Quando ci andremo a pranzo ti presenterò. No, non vale. Perché? No, ma scusi. Sei superbo. Ma no, ma io volevo dire. Sei superbo, che vuoi? Non tutti possono essere architetti. Io, per esempio, ho cominciato come sguattera, lo confesso. Ah. E perché no? Una volta scopavo per gli altri, adesso sono gli altri che scopano per me. Grazie! Non lo dico per te, mio caro,
Dunque io sono la tua prima amante? Sì, mentre io non sono il primo per te. Ah no, sei il secondo? Ecco, lo vedi? Ma tu sei il mio amicione. A proposito, è convenuto 3.000, vero? 3.000 che cosa? Franchi al mese che mi darai. Ma certo, è convenuto. No, oh, sai, ne parlo perché mi è venuto così nella conversazione. Sì, sì, naturalmente. Senti, pranzi con me oggi? Non posso, amor mio, bisogna che pranzi con mia moglie. Vieni almeno a prendere l'aperitivo da me, poi torni. Non posso, vedi, fra 20 minuti si pranza e mia moglie non tranca. Accidenti all'uomini ammogliati! Non servono che per essere traditi. Oh. Vieni almeno a fare due passi con me. Sì, certo. Oh, il telefono è per me. Ah, è per me, il mio ancora? Ah, eh sì. La signora Pompon. Signora? E la signora stava per uscire e io l'accompagnavo. E fai bravo, Gustavo, accompagna pure la signora e fai due passi con lei. Anche tu. Che cosa? Nulla, farò dunque due passi. Prego, signora. Offa questa volta. Pronto? Oh. Che cosa? Parlare alla signora come lei? È molto difficile, signore. Se sapesse che cosa ho dovuto fare io per riuscirvi. Ma siete pazzo? Sì, buongiorno. Chiamavano, signora, e voi non venivate. E se mio marito fosse stato qua? E andato via? Per fortuna vi avrebbe udito. Beh, ora, signore, volete andarvene, sì o no? E sia. Oh. Arrivederci, signora. Ah, non arrivederci. Vi prevengo che se rimettete il piede, vi faccio mettere alla porta da mio marito. Da vostro marito? Sì, signore. Che avete da rispondere? Che vi amo e che sarete mia! Ma è insopportabile quel giovane. Oh. Signora, è Nanette. Se il signore che è uscito ora si ripresentasse qui, gli direte in ogni caso che io sono fuori. Bene, signora. La signora non lo prende? No, non lo prendo. Non conviene la signora? Punto. Del resto, col suo ordine di idee, nessuno mi converrebbe. La signora non può più prendere un domestico, ma rimarrà da sola. Ma il servizio sarà troppo pesante. Ma no, non si tratta di ciò, Nanette. Poi quel signore non è un domestico. Ah, è proprio così? Che cosa? Da più di un mese passava le sue giornate davanti al portone di faccia. Ve ne eravate accorta? A benone! L'impiego qui è buono, indubbiamente, ma non al punto da farvi la posta. Ora capisco, è un innamorato della signora. E indovinate tutto, Nanette. Non lo farò più. È proprio brava, Nanette. E naturalmente non dirò niente al signore. Naturalmente. Non si affari, signora, prego di lavorare qui. Lavoravo presso un'attrice della commedia. Oh. E ho l'abitudine a queste cose. Signora. Ecco, brava la lente, andate pure. Grazie. Oh. Hai accompagnato la signora Pompo? Sì, che te ne pare? Silenzioso. Beh, tanto meglio. Hai firmato il tuo contratto? Sì, eccolo qua. 2.000, perfettamente. 2.000? Già. So già quello che vuoi dirmi. Che cosa, caro? Che è a buon mercato. Ah, sì, effettivamente non è caro. Un appartamento da 5.000. Giusto. Giusto, ma ho le mie buone ragioni. 5.000 di affitto per una donna sola sono troppi. Avrebbe delle conseguenze. Chi può pagare 5.000 di affitto vuole avere 3-4 persone di servizio, una vettura e fanno 80.000 all'anno. So già che vuoi dirmi. Ma che cosa, caro? Che cosa può importarmi? Ah, già. E che può importarmi? Te lo dico subito. Quando una volta spendono 80.000 l'anno, crede che tutto le sia permesso, ha delle esigenze. Pretende delle modifiche, delle riparazioni, che ne so, e non si sa dove si va a finire. Insomma, non sono disposto a fare delle riparazioni a una signora Pompo. Ma perché ti riscaldi tanto, caro? Mi dici certe cose, mia cara. Silvio, ma te non dico nulla. Ah, credevo, scusa. Figurati, caro. Devi lavorare? Sì, avrei da fare. Eh beh, allora io ti lascio. Oh, il telefono. Eh già. Ma chi vai? Oh, non è per me. Come lo senti?
intuisco, mio caro. A dopo. Intuisco. Oh, bella questa poi. Intuisco. Sì? Ah, siete voi, signora Bordet? Come? È la terza volta che suona. Ma sì, ero qui? Che cosa? Vi hanno risposto di pazzi. Ma no, era mia moglie. Una voce d'uomo. Impossibile. Già. Un contatto, evidentemente. Che cosa? Ah, l'ha pensato. Sì, l'ho affittato. A che prezzo? Beh, ve lo dirò. Sarete contento, signora Bordet. Una signora pompon. 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 Sì, è così. Si pronuncia così. Pompon. Oh, molto considerata, distinta. È sola, sì. Cioè, non completamente. Sono in tre. Francesi? No, non tutti. Ci sono dei danesi. Oh, per questo nessun dubbio, solidissimi. Ecco, domani. Sì, perfettamente. Arrivederci, caro signor Bordet. Arrivederci. E voi? Che ci fate qui? Scusate se vi disturbo, signore, ma ho da farvi una comunicazione urgente che penso vi interesserà molto. Parlate forte, signore, parlate forte! Come volete, signore. Signore, io mi chiamo Henri Rimbaud e sono l'anticomante di Rose Pompon. Parlate piano, sì. Mi ha fatto proprio grazie. Come vi dicevo, signore, io mi chiamo Henri Rimbaud e sono l'anticomante di Rose Pompon, che voi mi avete rapita nel fiore degli anni. Dei miei e dei suoi, naturalmente, non già dei vostri. Bisogna non avere cuore per separare due esseri giovani e belli, ma lasciamo correre. Signore, Rose Pompon vi ha lasciato perché voi siete un giocatore. Protesto, mi ha lasciato perché vi ama. Credete? Ci sono anche di queste aberrazioni. Avevamo di già i vecchi che amano le fanciulle, ebbene, Rose Pompon è una fanciulla che ama i vecchi. Signore, vi prego di uscire. Come volete, del resto non ero venuto per parlare con voi, ma con la signora Tomeré. Ho da parlare con la signora Tomeré. Dove? Che cosa avete da dire? Ho due parole. Che il signor Tomeré mi ha rapita l'amante. Sedete. Ditemi tutto quello che volete. Grazie, signore. Vedete, signore, Rose Pompon era tutta la mia gioia. Mi sono rovinato per lei tutto ciò che non mi ha mangiato il giorno. Me lo ha divorato lei. È una gallinella che ha dei denti. Ma non importa, già da 3 anni vivevamo felici, via Topolini. E io prendevo tutti i miei pasti di fronte a lei, con Cristiano IV alla mia destra e Cristiano V alla mia sinistra. Cristiano IV? Sono due danesi. Ah, so. Ella era la mia vita, ella era il mio focolare, amavo lo spompo. Ed è elegante, bionda. Ma via, signore, la conosco da più tempo di voi. Ma come si dice? Ma naturalmente. Ma è naturale. Piccoletta, rotondetta. Ma no. Che cosa? È alta, è slanciata. Ah, sì? Già. Ma dipende dai punti di vista. Insomma, signore, dirvi che l'amo è dire poco. Io l'adoro. Il suo ritratto non mi abbandona mai. Signore, a cosa volete venirne? Vi annoio forse? Un po'. La signora Tomeré, dov'è la signora Tomeré? Dio mio, ma è la capa. Grazie, signore. Vedete, signore, io sono un abitudinario. Rose mi svegliava alle 9 portandomi la colazione e i giornali del mattino. Poi alle 10 veniva il mio professore di baccarà per la quotidiana lezione. Professore di baccarà? Serse Macropolo, signore, un greco. Poi alle 11 facevo toilette, alle 12 mi occupavo della corrispondenza e al tocco ci mettevamo a tavola. Oh, Rose mi preparava di quei piattini deliziosi. Adoro le uova strapazzate, pare niente, ma sono difficilissime a farsi. E poi nel pomeriggio i giorni pari andavo al club, i giorni dispari alle corse e la sera ci ritrovavamo tutti quanti a casa, i danesi, Rose ed io, ognuno al suo posto. Che volete, signore, io non amo pranzare in trattoria, ognuno ha i suoi gusti. Insomma, avevo una casa, la casa ideale, e ora non l'ho più.
voi me l'avete portata via. Bisogna che me la rendiate. Che me la renda? La casa, voglio una casa. Ma e quale? Questa, la vostra. Oh cielo, e perché la mia? Perché voi mi avete portata via la mamma e mi dovete una riparazione. Volete stirarmi a duello? Oh, benissimo, potrei uccidervi e ugualmente non avere una casa. No, 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 preferisco installarmi qui. Per quanto tempo? Fino a quando non avrò trovato un'altra amante. Volete abitare qui? No, no, consento di dormire all'albergo. Me ne verrò qui di mattino presto e via la sera tardi. Ma è assurdo, è ridicolo, ma è pazzesco. Rifiutate? Netto. La signora Tomere, dov'è la signora Tomere? Se ne... Accettate? Ma ciò che mi chiedete è assurdo. Voi mi fate ridere. E voi, signore, mi avete fatto piangere. Bisogna non aver cuore. Essere... Ma pensate alla mia situazione, essere abbandonato dalla donna che si ama e si adora. Perché ella ne ama una. Credete veramente che mi ami? E pensate che mi avrebbe abbandonato senza ciò? Comprendo. Comprendo anche il vostro dolore. Tuttavia, introdurvi qui a che titolo? Per mia moglie, voi, che cosa sareste? Oh, vostro figlio! Oh, vostro figlio! Non vuole dar per essere vostro padre? Ah, sì! Ma no, e poi dovrebbe abbracciarvi tutti i giorni. No. Boh, cerchiamo qualcos'altro. Come volete. Ecco, volete diventare un nostro domestico, ne cerchiamo uno. Ci ho già pensato io, non attaccherebbe. Allora? Prendetemi come segretario. Ma ne ho già due. Due? Già, nel mio ufficio ce ne ho due. Ah, ma per i vostri affari. Evidentemente. Ma non avete un segretario particolare? No. Questo è il mio posto. Ho molta competenza in agronomia. Io sono architetto. Ah, è tanto peggio per voi. O comunque non vi costerò molto, sapete? Quanto volete guadagnare? 10 franchi. Al giorno? Al mese. Oh, non mi interessa il denaro, è un focolare che cerco. No, no, veramente non è caro. Mi occuperò della vostra corrispondenza, sbrigherò tutti i vostri affari privati e prenderò tutti i miei pasti con voi. Io li prendo con mia moglie. Ciò non mi disturberà, li prenderò con voi e con la signora Tomere. È tutto ciò che mi chiedete, signore. No, veramente ci sarebbe qualcos'altro, ma voi non potete concedermelo. E del resto sarebbe ironia da parte mia domandarvelo. Che cosa? La mia quiete, signore. Allora? Segretario particolare? Mio Dio, non sono certo io che sono venuto da voi. O siete venuto... avete certi diritti? Accettate! Non posso rifiutare. Grazie, signore. Voi siete grande. Entrerete in funzione domattina. Perché così tardi? Perché sono le 7:35. Bene, signore, pensate alla tavola, alla tristezza dei pasti solitari. Tenetevi a pranzo. Signore, ve ne prego. Ci tengo molto. Dovreste solo con mia moglie. Ma ci deve essere un pranzo modesto. Oh, per l'amor del cielo, quando ce n'è per due. Sì. Grazie, signore. Eccoci d'accordo. E ora vediamo di sistemarci. Qual è la mia scrivania? È forse questa? No, questa è la mia, non pretendete che la ceda. Oh, no, assolutamente. Di là ce n'è un'altra. Benissimo. Andate a vedere se vi va. Vi sarà di servizio. Benissimo, signore. Vado a vedere. Grazie, signore. Dieci franchi al mese, più qua. Non credo di aver fatto un brutto affare. Avevo bisogno di un segretario per quell'affare della vita. Bisognerà che gli faccia mettere sui biglietti da visita segretario particolare dell'architetto. Dov'è? Ti do un tappo da casa, sei pronto? Sì, chiama Anale. E perché? Beh, vorrei che mettesse un terzo coperto. Hai un invitato? Sì, il mio segretario particolare. Hai un segretario particolare? Sì. E da quando? Da poco. Vedi che via che la punta? Non te l'avevo detto. No. Credevo. Vedi, mia cara, non so dove sbattere la testa contro la parte della punta di rasse. E avevo bisogno di un segretario particolare. Io ho sento un giovanotto che mi fu molto raccomandato da Bordet. Ah, venderai i pasti con noi. Cosa? O
ogni tanto, sovente, insomma, si vedrà. Non ti sento, vero? No, figurati, ma com'è questo segreto? Oh, molto distinto, molto bene. Come per bene, sono convinto che ti piacerà. E di là? Di là? Si sta installando. Oh, sì, cucciuto. Ora lo chiamo. Signor Coso, signora Rick. Signore! Oh, ti ho dimenticato il nome esattamente in camera mia! Ma, cara, ti presento il mio segretario particolare, il signor Henri. Signora! Signore! La signora è servita! Ebbene, andrò io stessa a mettere un coperto in più per il signore. Signora, non vuole mai disturbare. Ci tengo molto! Grazie. Questa può? Credete, tanto meglio, è molto importante. Date un po' di devo andare a lavarmi le mani. Ve ne prego. Grazie. Dunque, siete il segretario del signore. I mariti, tutti uguali. Quella lì mi darà del filo da torcere. Signor Torre, sta qui. Vorrei parlare. Chi siete? Henri Rembosch. Cosa volete da lui? Del denaro. Per farmi chi? Per giocare. Sono un giocatore sfrenato. Avevo 2 milioni, sono rimasto con 37 franchi. Devo assolutamente rifarmi. E il signor Torre mi ha fregato la mano. Ora mi dà del denaro, faccio uno scandalo spaventoso. Quanto? 6.000 franchi. Oh, vi accontentate di 3.000 in contanti? Eh sì. A voi. Grazie. Siete il signor Tomeret? Ma no. Chi siete? No, un giovanotto. Ah, sentite, ma come fate a sapere che il signor Tomeret è l'amante della vostra madre? Da una lettera che ho rubato. Una lettera di lei? Di lui. Compromettente? Concludente. Vorreste venderla? 4.000. Oh, vi accontentate di 2.000 in contanti? Che sia. A voi. Grazie. Grazie. Siete il figlio del signor Tomei? Ma no! Chi siete? Ma tu ve l'ho detto, un giovanotto. Ah, già. Avrei anche una lettera del duca di Valombrosa. Ma non me ne importa! Me la darei per 500. Ma non so cosa farmene, andiamo! Sono un infame! Sì, sì! Lo so, lo so, lo so, me ne rendo conto, ma chi volete? Sono le carte! Non giocate mai! Giovanotto! Ve lo prometto! Grazie! Prego! Ma perché voi volete tanto bene al signor Torre? Non è a lui che voglio bene, andiamo. Ah, ho capito tutto. È a sua moglie. La madre. Siete un infame come me. Soltanto che io lo so. Questa è la mia forza. Addio. Giovanotto. Grazie signore. Che bravo.
Certamente, signor capomastro. Com'è? La travata metallica. Ah, ma, sì, ma lei è proprio indispensabile. Come? La casa crollerebbe. Oh, ma promettetecela, signor capomastro, mettetecela. Ma sì, ce metto al fatto, come... Ma sì, scusate, ma non pensate che in alluminio non sarebbe più leggera? La casa crollerebbe, di nuovo. Ma non sa fare altro questa casa? Ma sì, sì, il signor Comeré ha piena fiducia in voi. Ma che diavolo sta dicendo? Chi sono? Il suo segretario particolare. Perfettamente. È inteso. Buongiorno, signor capomastro. Buongiorno. Ma che diavolo state dicendo? Hai per il vostro immobile in via Tournan. Stavo dando degli ordini. A chi? Al capomastro, al signor Dubuisson. Ah, gli telefonerò. 2264, signore. Lo so. Durante la mia assenza ne accadranno delle belle. Quando partite? Tra poco, col treno delle 7.50. Per la punta di Ras? Per la punta di Ras. E quanto tempo sarete assente? Ritornerò sabato. Fra 8 giorni? Fra 9, durante i quali voi vi occuperete dei miei affari. E spavolo. Oh, non temete, non me ne occuperò. Punto? Punto. Non soffrirò della mancanza. Vedete, l'architettura non mi diverte. Volete abbandonare? Subito, subito. Davvero? Guardatevi, da questo momento non sono più il vostro segretario particolare. Grazie. Bisognerà trovare qualcos'altro. Cioè? Per giustificare la mia presenza in casa vostra. Ecco ciò che temevo. Proprio non volete proprio andare, vero? No, signor Tomé. Mi fareste un gran piacere. A voi o alla signora Tomé? Alla signora Tomé? Sì, non so se mi inganno, ma ho l'impressione che è lei che disturbo. Ma su, via, capirete, io e mia moglie siamo uniti da 8 anni, abbiamo le nostre abitudini. E tutto un tratto trovarsi un terzo fra di noi, la scoccia, la noia, insomma, rimpiange il nostro tête-à-tête. E io non posso volergliene, poverina. Mi ama. Evidentemente, se per caso dovesse venire a sapere che la signorina Rospon... Oh, per favore, io non pronunciate. Avete perfettamente ragione, scusatemi, mi è sfuggito. Ma sapete, l'ho tanto e poi così tanto sussurrato. Capisco, ma tuttavia è scocciante ugualmente. Che cosa? Ma perdiamo a vedere sempre davanti il primo amante della propria amante. Oh, tranquillizzatevi, non amo più Rospopo. Ah, è già qualcosa, però potreste fare di più. Che cosa? Sovia, siete giovane, simpatico, potete piacere. Perché non vi trovate un'altra amante? Vi ridarebbe una casa o un focolare? Volete che ve la cerchi io? Oh, grazie, non datevi questa pena. Perché? Perché ci ho già pensato io. Ne avete già una in vista? Meglio ancora, sono innamorato. E di una donna. Maritata? Sì. Bellissimo. E state per diventarne l'amante? Lo spero. E sarete felici? Oh, lo credo. Non starete più qui? Ah, no! Ebbene, amico mio, i miei voti vi accompagnano. Grazie, signore. E cercate di affrettare? E cercherò di diventare l'amante di quella donna il più presto possibile. Mi farebbe molto piacere. Un piacere enorme. Quando è così, signor Tomeré, vi assicuro che farò tutto quanto sarà in mio potere. E io vi ringrazio. Non c'è che. Con il vostro permesso. Perdono. Purché quella donna maritata non sia una donna onesta. Ebbene, se ne va. No. Non l'ha invitato ad andarsene. Ma non occorre. Perché? Perché vedi, tra non molto se ne andrà da sé. No, tanto meglio. E quando? Beh, veramente non lo so di preciso. Da che dipende? Da una donna. Da una donna? Sì, da una donna maritata della quale è innamorato e cui fa una forte assidua. Quando ella gli cederà, lui se ne andrà. Ah, ti ha detto che quando ella gli cederà, sì. Ebbene, un bel tipo. Perché? Ma vedi, io non so chi sia. Ma io lo so. Tu lo sai. Sono io. Ma che dici? Ti dico che ne ho fin sopra i capelli della commedia che si recita qui da 5 giorni. Che ne ho abbastanza dell'impudenza di quel messere e della tua cecità. Sì, ma... Gustavo, sì, io ormai un mese che il tuo segretario mi consenta. Sì. Nelle vie, nei magazzini, dappertutto. Sì. 20 volte lo abbiamo avuto seduto vicino, al ristorante, a teatro.
Non l'hai riconosciuto? No. Tu non vedi proprio niente. Ma lei è mia madre. Insomma, quel uomo è un ossessivo. Avevo un piccolo figlio anche, la c'era incostata una portinaia in faccia ed è arrivato fino a presentarsi qui come domestico. E tutto questo per colpa della belle menagerie. Sì, perché mi ci soffocava ed io sono svenuta. Allora egli mi ha condotta da un farmacista, poi mi ha riaccompagnato a casa in taxi e naturalmente mi ha abbracciata. E il farmacista? Ma no, lui! Gustavo, non capisci niente. Bisognava fuggire. Ma te l'ho già detto che eravamo in un taxi. Oh, bisognava saltare giù. Oh, correva troppo forte. Questo va bene. Esatto. E gliel'ho detto che perdeva il suo tempo. Tu credi che si sia staccato? Eh? Ho un mio ritratto grande così. Se lo trai accanto in letto e dorme con me. Che cosa? E questo è l'uomo che tu prendi come segretario, che accogli in casa tua, che stai per lasciare solo con me per 9 giorni. Quest'uomo che mi adora, che mi assedia, che da 5 settimane non vive che per me. Da 5 settimane? Beh, circa. Ne sei sicura? Ma di che? Ma io credo di sapere che fino a 8 giorni fa avevo una relazione. Ora non la più, lo so. Qualche sguadrina. Non dire che la sua amante è una sguadrina. E perché? Perché non è vero, è una donnina graziosa che adorava e che ha lasciato con immenso dolore. Oh. Perciò, mia cara, la tua storia mi pare veramente impossibile. Ma vedi, forse esageri nel giudicare i sentimenti di quel ragazzo. Vedi, ti farà corte, ma te ne fa correttamente, cortesemente, rispettosamente, come ogni uomo di mondo ha il diritto a volere. Questo! Nanette! Signora? Nanette, che cos'è il segretario particolare del signore? È un giovanotto. Non vi domando questo. Quando lo avete visto la prima volta? Un giorno si è presentato qui come domestico, la signora non l'ha voluto e il signore l'ha preso come segretario. Non è ancora l'amante della signora, ma ha giurato di diventare. Basta, cugina, uscite! Sì, signore. Ma lo prenderò a calci. Ebbene, sei convinto? Sì. E ora dirai a quel signore di andarsene? Glielo dirò. Oh! Pur che voglia. Che? Ah, nulla. Ora lasciami. Chiamami quando sarà fatto. Signora Re! Signore! Dunque voi fate la corte a mia moglie? Chi me l'ho detto? Lei stessa. Oh, che sciocca! Ma ciò non vi riguarda. E Nanette me l'ha confermato. Questo è già più grave. Le avevo dato 100 franchi perché non gli dicesse niente. Non ho osato contraddire mia moglie. Perché non avete dato 100 franchi anche a mia moglie? Oh, questa poi! Signora Re! Signore! Voi siete un birbone. Oh, ebbene voi, signor Tomeré? Io? Direi! Io amo la signora Tomeré, ma l'amo rispettosamente, cortesemente, mentre invece voi mi avete portato via l'amante. E proprio perché voi mi avete portato via lo spompon che io sono qui, tutto ciò che accade è per colpa vostra. Se voi aveste fatto lo spompon, la stessa corte rispettosa che io faccio alla signora Tomeré, non saremmo al punto in cui siamo. Non paragonare per caso mia moglie lo spompon. E perché no? Perché mia moglie è tutt'altro che lo spompon. E allora perché le preferite lo spompon? Quelli sono affari che non vi riguardano. Io faccio ciò che mi pare. Anch'io. Ma io vi permesso di fare la corte a mia moglie. E perché? Perché non voglio. Signor Tomeré, voi parlate sempre come se voi foste il padrone della situazione, come se voi foste nel vostro buon diritto di galantuomo e dimenticate che in questa faccenda sono io ad essere dalla parte della ragione. Questa poi è colpa. Ma ragionate per avere rospompon, quale argomento avete impiegato? L'unico che potesse convincerla, il denaro. Bravo. Io invece, vedete, per avere la signora Tomeré non avrei che da dirle una cosa. Vostro marito è l'amante di Rospompon. E non gliela dico. Non gliela dirò. E perché? Perché allora sarebbe il dispetto a gettarla fra le mie braccia, mentre invece io voglio essere amato per me stesso, caro signore, per me solo. Bene. Dunque, voi non direte mai a mia moglie che è una marito? Mai. Parola d'onore. Parola d'onore. Benissimo, allora vi scaccio. Signor Tomeré, non ci siamo capiti.
Io non dirò nulla alla signora Tomere riguardo alla vostra condotta, se resto qui. Vale a dire se avrò ancora delle probabilità di essere amato per me stesso. Ma se voi mi mandate via, la signora Tomere non mi vede più, io perdo tutte le mie probabilità e allora... Allora racconto tutto. Bene. Che cosa preferite? Preferisco che non le diciate nulla. Ci avrei scommesso. Non avete più bisogno di me? No, grazie. Prego. Via. E via, fra. Che cosa? Oh, scusate, signore. Credevo di parlare con la signora Tomere. Per fortuna che conosco mia moglie, ma ora che cosa le posso dire? Ebbene. Sì. Se ne va. No. Ma è troppo, ma insomma, ma perché? Adrien, siediti. Che cosa c'è? Ti devo dire una cosa, sì. Non posso scacciare il mio segretario perché mi tiene, mi fa un ricatto spavento. Ma che dici? Ti inganno da troppo tempo. Ti devo la verità. Adrien, siediti. Amico mio. Dunque? A 18 anni ero un giornalista contento di aver fatto una carriera meravigliosa, ma in me mio padre era architetto e amministratore di mobili e vuole che anch'io facessi il suo mestiere. Ebbene, col cuore molto spezzai il mio archetto, mi sedetti sulla poltrona paterna e mi curvai su mappe, progetti e contratti d'affitto. Ma mi ci curvai con orrore, perché sappilo, io odio il mio lavoro, sai perché lo odio? Perché non ci capisco nulla. Non so che faccia mettere due pietre una sopra l'altra. Non so nulla. Ma diventi pazzo? No, divento sincero. Ma se hai costruito 60 case? Non sono io che le ha costruite. Ho visto io i tuoi disegni. No, non sono io che le ha fatte. E chi? Un povero diavolo, alcolizzato, bisognoso ma pieno di talento. 5 settimane fa è morto. E gli ho fatto bene. Ma che cosa sei diventato? Io in balia di me stesso? Zero. Ero alla disperazione allo che comparve a morire. L'architettura personificata. Lui è nato architetto, una sicurezza, una potenza di produzione. Oh! No, c'è o che tenga. A Delphi, l'idea della torre gliela data lui. Non fidarti di un paio di giorni fa passando davanti a Notre Dame. Sai cosa mi ha detto? No. Peccato che l'hanno già fatto. L'avrei fatta io. La spalla dire! Quell'uomo è il genio della chiesa. Scusate, signore, che cosa è un trave maestro? Ma se l'altro mi succede il tetto, che diamine? Ah, sì! Ah, bene, grazie, signore. Vedi, i primi principi non li sa. Non sa cosa un trave maestro costruisce il palazzo. Inutile dirti che quel famoso problema della punta di là sul pavimento d'affitto, appunto niente muri, te l'ha risolto come si prende un sorbetto. Ma che prezzo! Ha in mano la situazione e mi tiene e ne approfitta. E ora io mi trovo in questa terribile alternativa. Lo tengo e gli espongo la sua occasione. Lo staccio e gli parla. E io sono rovinato. Ma allora? Quale soluzione adotterai? Quella che vorrai tu, Adrien. Ho sposato un somaro. Non è gradevole. Adrien, aspetto la tua sentenza. Pare. Vabbè, tieni il tuo segretario. Grazie, Adrien. Non posso dire. Ma è una condizione. Guarda. Tu parti oggi per la punta di razzo, vero? Sì, Ecco, fatemi con te. Ma volentieri, mia cara. Beh, è un bel essere sicuro di me, è un bel non temere quell'uomo, ma non voglio restare sola con lui per 9 giorni. Non ti sei casamento. Ma no, mia cara. Però guarda che sono già le 4:25, se vuoi preparate un baule. No, guarda, soltanto una valigia, vado subito a prepararla. Sì, non è giusto il tempo. Adrien? Sì, cara. Dimmi che non mi dispiace. Oh, stupidone. Mandami la lettera, deve essere di là. Te la mando subito. È miracoloso quello che ho saputo inventare. Ebbene, signora. Ebbene, signore. Il signor Tomere dice.
tiene. Non mi mette alla porta. Ciò non mi disturba troppo, signora. Mi è assolutamente indifferente, signore. Signora? Ah, non è, prendete la mia valigia e portatela in camera mia e cominciate a prepararla, vi raggiungo subito. Bene, signora. Partite. Sì, signore. E andate? Alla punta di Rasco, mio marito. Oh, oh, vi divertirete. Non ci vado per divertirmi, signore. Vado per sfuggire. Credevate che potessi rimanere qui dopo aver saputo che odioso ricatto fate a mio marito? Come egli vi ha detto? Mi ha detto tutto. Oh! So che siete un grande architetto, che avete fatto i piani della punta di Rasco. Che avete costruito la Torre Eiffel, la chiesa di Notre Dame. E so tutto questo. E nonostante ciò non vi cado fra le braccia. Esigete di rimanere qui bene, vi cedo il posto. Attenderò il vostro ritorno, signora. Fra 10 anni o mai più, signore. Indurrò mio marito a ritirarsi dagli affari e vivremo alla punta di Rasco sino alla fine dei nostri giorni. Dite sul serio, signora. Ho l'aria di scherzare, signore. Ebbene, signora, voi non partirete per la punta di Rasco. Via! E sarete mia! È troppo! Signore, vado a preparare le valigie, fra 2 ore sarò partita. È ciò che vedremo, signora. È già visto, signore. Oh, che uomo insopportabile, insomma! Questa domina un'isola con le sue coste a picco. Ma non importa, un giorno o l'altro saprò ben approdare. Buongiorno, mio caro. Top, un giovanotto. Top, una domina! Oh, scusate, signore, credo di parlare con il signor Pomerano. Lo conosco appena, e allora... E allora lo chiamavate mio caro. Per imponirlo, vengo a domandargli una piccola riparazione. Ma siete una locataria? Sì, via Logé, sono entrata ieri. Non dite altro, ho capito tutto. Voi siete Rose Pompon, l'amante del signor Pomerano. Come voi sapete? Sono il segretario particolare dell'architetto Pomerano. Ah. E che cos'è un segretario particolare? Un uomo per il quale non si hanno segreti, vero? E dunque che cosa desideravate dal signor Tomei? Due cose, innanzitutto il mio primo trimestre anticipato. Oh, benissimo, siete venuta per pagare? No, 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 perché lui mi paghi. Ah già, è vero, che sciocco. E poi? Poi venivo di lì che stamani è di una piccola seccatura. Cristiano IV ha morsicato il consigliere del terzo. Oh, perbacco, e dove la... Sulle spalle. Oh, sì, sì, capisco, ma intendo dire dove, ha una gamba o... No. Alla mano. Grave? Così e così, gli ha portato via 2 dita, ma tutto il resto è intatto. Ah, allora non ci sono problemi. E la terza cosa? E la meno importante, venivo di via a rivederci. Partite! Ma no, è lui che parte, ma non lo sapete? Sì, 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 questo lo so, ma... Ma ditemi, signorina. Il signore? Voi ci tenete al signor Tomere? Molto. E perché? Perché non è seccante. Mi dà 3.000 franchi al mese ed io non pago l'affitto. Sicuro che ci tengo. E lo lasciate partire solo per la punta di Rasco? Non so dove sia. Ma sapete almeno che cosa è? No. Oh, ma è Sodoma! Ah! E che cos'è Sodoma? È la punta di Rasco. Immaginate, Deauville, Nizza, Biarritz, Vichy, tutte riunite sulla stessa spiaggia. Una perpetua vita di feste, di cene, di donnine. Tutte le orizzontali un po' chic sono alla punta di Rasco. Mai sentita nominare da nessuna. Naturale, mantengono il segreto per evitare la concorrenza. Ed è verso questa domorra che voi lasciate correre solo il signor Tomer. Non c'è pericolo, io sono la sua amante. Non pensa certo ad ingannarvi. Ma mia povera piccola, ma proprio perché gli si mantenne saggio così a lungo che oggi si prende una rivincita spaventevole. La realtà è che tutte le donne gli fanno un effetto diabolico. Chiari, ci siete voi e tutto va per il verso giusto. Ma la punta di Rasco! Mi ingannerà. Peggio, vi dimenticherà e allora Dio segno, Dio fitto. Sul serio? Potete giurarci, è l'estate di San Martino. E allora che cosa dovrei fare? Semplice, partire con lui per la punta di Rasco. Ma non vuole. Oh, ma è innamorato di voi, sì o no? Credo di sì. E allora per bacco appiccicatevi a lui. Oh, avete ragione. Ecco. Anche perché poi mi seccherebbe di cambiare ancora di amante.
si sa quel che si lascia, ma non si sa quel che si trova. Avete mille ragioni se vi dovesse capitare un altro Henri Rimbaud. Voi sapete? Sotto. Siete un uomo straordinario. Grazie. Non voglio che mi si porti via Temere. Mi condurrà con lui. Bravissima. Ma ditemi, come mai vi interessate tanto a me senza conoscermi? Ma che volete? Ho così tanto e poi tanto sentito parlare di voi. Ah, siete ricco? Se fossi ricco non farei il segretario. È vero, è vero. È come per me, se fossi ricca non farei la cocotte. Appunto. Sentite, quando vedete il signor Tomere, non ditegli che sono stato io a consigliarvi, meglio evitare. Naturalmente, non sono loca, sapete. Oh, ma per la volta che non ti l'ha mai detto, voi siete una creatura deliziosa. Come mai combinata la vita? Non è mai su quei tipi lì che casca il denaro? È su questi. Vieni di rivederci. No, vengo a dirti che parto con te. Per dove? Per il tuo buco, là, come si chiama? La punta del mazzo. Ah, la punta del mazzo. E perché? Perché ti amo e non posso stare 9 giorni senza di te. Non posso, amore mio. E perché? Conduco mia moglie. Ebbene, lasciala qui. Ma non posso. E perché? È per causa del tuo antico amante. Oh, rirego. Ma sicuro, ma figurati che si è installato qui, le fa la corte e se lo straccio le dici che tu sei la mia mamma. Ecco, te l'avevo detto io. Ma vedi, te l'avevo capito. Ed è per questo che tu porti tua moglie con te. Evidentemente. Sarebbe più semplice far partire Henri. Ma se te lo dico chi la vuole darsene? Quanto gli hai offerto? Offerto? Oh, che sciocco! Lo sai che è un giocatore sfrenato che non ha un soldo. Offrigli del denaro purché fatta per Monte Carlo. Vuoi che me ne occupi io? Sì, vieni. Dov'è? E là. È curiosa. Trovi? Su via, senti, perché rimanga 9 giorni a Monte Carlo? Quanto bisogna offrirgli? 5 o 6.000 franchi. E se vuoi prendi i soldi e non parte? Ma stai tranquillo, se li prende per partire, partirà. Nel suo genere è un galantuomo. Gli fai firmare una ricevuta? Se vuoi. Ottimo, te la preparo subito. Dunque. Ricevuto dal signor Tomere la somma di franchi 5.000 per partire oggi 14 maggio, prima delle ore 19, per Monte Carlo. Voilà. Però dubito che accetti. Lascia fare me, è una cosa di un minuto. Ora per qua mi butterai in faccia i 5.000 franchi e magari qualche schiaffo in più. Per fortuna che sono più forte di lui. Ecco! Ha firmato? È incassato. Arrivo. Partito. Certamente. Per sempre. Ma in ogni caso per 9 giorni. Sarà sul treno delle 7:15, ne rispondo io. Ecco un pezzo di carta che sbalordirà mia moglie. La lasci a Parigi, tua moglie? Ma evidentemente. Aria piatta est. Che cosa? È un detto latino che vuol dire beneficio. Ah, bene, bene, allora mi conduci con te. E me lo tieni. Me, italesi. Perché italesi? Perché figurati, Cristiano IV ha musicato il consigliere del terzo. Oddio, degli dei, che cosa dirà la Bordè? Hai ragione. Bisogna condurre i danesi alla punta di Rust. Ti affogherò. Allora che faccio? La tua valigia a casa tua e subito. Aspetta, sì. Passerò a prenderti con la vettura fra mezz'ora. Non essere in ritardo. Stai tranquillo. Signora? Signora? Sono pronta. Non ti conduco più. Adien. Sì, 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 lo so, ha 18 anni di violino. No, ma no, mi hai invitato in questo? Ti piacerebbe andare alla punta di Napoli? Ah, niente affatto, lo sai che l'aria di mare mi fa male. Vengo per fuggire quell'uomo. Disfa la tua valigia. Perché? E ringrazia tuo marito che ha una sola preoccupazione, quella della tua piede. E di che non sappia che il mare non ti fa bene. Leggi qua. Che cosa è? È una prova della dignità del tuo innamorato. Non avevamo pensato al solo modo per farlo partire.
il danaro. Gli hai offerto? Ci chiamerà Franchi al patto che parte immediatamente per Monte Carlo. E ha accettato? Ha accettato, incassato e firmato questa ricevuta che è la sua vergogna. E la mia tranquillità. Oh. Vedi, mia cara ti ama forse, ma ama di più la dama di cuori ed è partito. Vedi, vuoto. Ah, come sei furbo. No, mia cara ti amo e veglio su di te. Ora posso partire tranquillo. Anzi, bisogna che parta appena al tempo. Dunque, mia cara, spero di averti rassicurata. Sì, sono stupita, ma rassicurata. Io non mi auguro, Sanetti. Ebbene, mio caro, ti auguro buon viaggio. Grazie, mia cara. E quindi non affaticarti troppo. Certo, mia cara, grazie. La vettura è da passo. E la valigia è già spostata. Molto bene. Dunque, arrivederci, mia cara. Sarò di ritorno sabato indubbiamente. Arrivederci. Ah, ma ti accompagno. Sono il segretario del signor Tomeret. Sogno? No, è un'ossessione. Le riparazioni sono sempre a carico del locatario, signora. Oh! Via! E sarete via! Proprio! Oh, no, signora, non stavo dicendo voi! No, parlavo con la signora Tomeret. Come? Buona fortuna! Oh, grazie, signora! Siete molto gentile! Grazie! Buongiorno, signora. E così, signora, non siete partita per la punta di là? E voi, signore, non siete partito per Monte Carlo? Io? Oh, e a fare che? Petro! E questa che cosa è? Una ricevuta per 5.000 franchi. Per partire per Monte Carlo? Per partire per Monte Carlo. E non siete partito. E non partirò. Ma dunque voi firmate una ricevuta? Ah no. Come no? Non sono io quello che ha firmato per l'affare lì. Henri Rambeau. Permettete? Signora, vi prego, confrontate. Ma è vero. Ma allora questa ricevuta chi l'ha firmata? Un altro Henri Rambeau. Ne ho più di uno che mi sostituisce quando corre. Ah, complimenti. Grazie, signora. Ma mio marito non è cieco. Avrebbe dovuto vedere che era un altro quello che firmava. Evidentemente non era presente all'atto della firma. Come? Si vede che aveva incaricato qualcun altro di concludere l'affaretto. E chi? Un amico. Oh, benone. Ha un bel modo di occuparsi di me. No, non l'accusate, signora, non l'accusate. Il signor Tomeret è un bravo uomo, ma se lotta contro di me, perde fatalmente. Comincio a crederlo. Decisamente, signore, siete molto forte. Molto, signora. E la mia forza cresce in ragione diretta degli ostacoli che mi si frappongono. Vi amo. E sarete mia. E per avervi io spianerò le montagne. E ormai è solo la vostra resistenza che ci separa, signore. Signore! Io comunque andrei. Io vi ritroverò. Prenderete un treno per fuggirmi, sarà tempo perso, perché quel treno vi condurrà dove io vorrò. Il macchinista sarò io. Fuggirete in capo al mondo nel deserto, ci sarà un solo selvaggio ai vostri piedi, sarò io. E fino a un giorno morirete e naturalmente andrete in paradiso. Non qualcuno viene a aprire la porta. Non sarà San Pietro, sarò io. Avrò dato 125 franchi a San Pietro per prendere il suo posto. Siete spaventi. E non credo né alla fortuna né alla provvidenza. Sono molto più forte di questi voi, signore. Io è soltanto per la mia volontà che voi cadrete fra le mie braccia, malgrado vostro marito, malgrado voi stessi. Siete ben sicuro di voi? Chiacchierate. Ah, bisogna parlare. È l'uso. Non so bene ciò che dico, ma non ha nessuna importanza. Prima che una donna caschi fra le braccia di un uomo, bisogna che una certa quantità di cose sia stata detta, è l'uso. E io mi affitto per affrettare la caduta. Nelle vostre braccia non ci sono ancora, signore. Veniteci. Signore. Non volete venirci? Ma no. Grazie, voi mi amate. Eh? Non volete venire fra le mie braccia, vuol dire che mi amate. Se non mi amaste,
state mia amate. Sì, signore. Mia amata. Oh, Adrienne, in queste due parole io ritrovo tutta la mia vita. Amico mio. Adrienne, voi non mi resistete più. No. E allora quel bacio. Quel bacio del tassi che tanto che la tengo restituita. Sì, ma non qui. Come? Dove abitate? Avignoche, numero 38. Ecco, tornate a casa ad aspettare. Mi raggiungete. Oh, felicità! Grazie, non dovete neanche passare di fronte al portinaio. Abito a pian terreno, primo uscio a destra dopo il portone. Fra mezz'ora ci sarà. Adrienne! Ma tra poco. Come volete, come volete. Finalmente, via. E sarete mia. Che prenderà il mare. Ah, lo prenderò anch'io.
mio, che delizia! Viaggeremo insieme domattina 11:56. Toulouse, un facchino si precipiterà giù dal treno e ne correrà incontro. San Dio, l'amo e sarà mia. Addio! Vostra madre, a proposito, ha un tremendo raffreddore. Oh mio Dio, bisogna che le
Tranquillizzatevi, le ho prescritto delle inalazioni, boh. Guarda subito. E allora ho lasciato la casa di vostra madre e sono ritornato in stazione. Sì, e mi sono messo ad attendere tutti i treni provenienti da Parigi. Non ve ne sono che tre al giorno. Al sesto treno ho capito che mi avevate preso in giro. E allora ho lasciato Toulouse. E siete rientrato a Parigi? No, sapevo che vostro marito non sarebbe arrivato che oggi e che voi sicuramente non sareste rientrata prima di lui. Avevo sette giorni da perdere, ho viaggiato, ho attraverso tutto il mezzogiorno della città, ho visitato un mucchio di città, gli ho portato le specialità di ciascuno. Oh, come siete gentili. Sono innamorato. Ancora? Come ancora? Pensavate forse che mandandomi a Toulouse, oh via, fu dell'astuzia, della buona astuzia di guerra, e io per questo vi ammiro e vi amo più di prima. Ma dove eravate? A Mancresson. A Mancresson? Che bestia, e qui a due passi non ci sono venuto. Sei disperato. No, non importa, ormai vi ho ritrovata e tutto è perfettamente a posto. Voi siete qui, io anche, è perfetto. E allora signora, con il vostro permesso, vado a fare un po' di toilette e a riprendere possesso del mio studio. A più tardi, signora. Signore? Via! Essa è... Quell'uomo lì mi farà impazzire! Impazziate! Buongiorno, Julien. Da dove vieni? Da Mancresson. Tu mi dici? Tu vieni da Toulouse dove ti ha seguito il mio segretario. Che cosa avete fatto tutti e due laggiù? Oh, è straordinario! Sei tu che fai un'inchiesta e io... Ma appunto io! Eh sì, il tuo segretario mi ha seguita a Toulouse. Ecco. Soltanto che io non c'ero. All'ultimo momento ho cambiato parere e direzione. Sono andata a Mancresson e ho trascorso 9 giorni da mia sorella. Cos'è? Ah, benissimo. Ancora una volta sono riuscita a sfuggire a quell'uomo, mentre la tua stupidità me lo aveva lasciato vicino. La mia stupidità? Oppure il tuo destino non imbroccarne mai una, non lo so. Ma ciò che so è che egli non doveva partire per Monte Carlo, perché non ha toccato un soldo. Oh, questo è il colpo. Hai la ricevuta firmata a ridere. Gliel'hai fatta firmare tu stesso? No. Bravo, hai fatto male. È un altro Henri Rambaud che ha firmato ed è partito invece sua. Ne ha parecchi che lo sostituiscono quando occorre. La cosa non mi pare chiara. Ma ciò che è chiaro è che comincio ad averne abbastanza io, che non posso più lottare da sola, che sono all'estremo delle mie forze. Sì. E se tu non troverai un mezzo per allontanare da me quell'uomo... Sì, ebbene? Ebbene, io sarò la sua amante, hai capito? Ho capito, sangue del Giuda, ho capito! Ecco ciò che ti rimane da fare. Adrien, tu mi strazzi. Ma insomma, non c'è che quel giovanotto che se ne intenda di architettura. Trovane un altro. Non una parola di più. Entro un'ora non sarà più qui. Per sempre. Oh, vuole. Per sempre. Bene, la vedremo. Ora lascia. Siamo intesi, Signore, oh, bentornato, signore. Vi saluto freddamente, signore. Signore, voi avete fatto in modo che un altro invece vostra prendesse il mio denaro e partisse per Monte Carlo. Io non qualificherò questo procedimento. Voi volete diventare l'amante di mia moglie e io vi dico che non lo diventerete mai. Signore, vi prego per l'ultima volta di uscire dalla mia casa. Per l'ultima volta? Per l'ultima volta. Oh, finalmente! La cosa cominciava a seccarmi. Niente ironia, signore. Voi vi credete forte perché se vi scaccio mi tradite. Ebbene, ho riflettuto molto. E a rischio il tutto per tutto. Voi direte a mia moglie che è un amante. E sia. Io negherò. Dopotutto, perché dovrebbe credere a voi e non a me? È infantile, signor Tomere, infantile. Mia piccola Rose, è fatto. Ti installo in via Loger. Potrai traslocare il 15. Sarà il nostro primo anniversario. Sarà giusto un mese che siamo amati. Mi pare la vostra struttura.
dove l'avete trovata? Oh, Rospompon è così disordinata. È infantile. Ne ho altre 9 identiche. Le ho fatte poligrafare, ma l'originale è in un luogo sicuro. Bene. Fate quello che volete. Non avete più bisogno di me, signor Tomere? No, grazie. Allora vi porgo i miei unici ossequi. Signore. Ho l'impressione di essere schernito. Arrivo da Monte Carlo, ho perduto tutto. Buongiorno, signore. Buongiorno. Ah, venite da Monte Carlo. Dove siete voi senza dubbio quello che ha preso i miei 5.000 franchi? Ne rimangono 12. Ah, una domanda. Chi siete? Sono l'ex amante di Rospompon. Anche voi? Ma dove tutti gli ex amanti di Rospompon si danno convegno a casa mia? E venite a fare la corte a mia moglie? Io? Perché mi domandate questo? Ma è diventata un'abitudine, tutti gli ex amanti di Rospompon fanno la corte a mia moglie. No, non è il mio caso. Tanto meglio. Io voglio semplicemente 6.000 franchi. 6.000 franchi? E per farmi? Per giocare. Sono un giocatore sfrenato. Anche voi. Mio Dio, ma dunque tutti lì. Ma dunque. Oddio, Rospompon, come sceglieva male i suoi amanti prima di me. Sì, sì, lo so, ma che volete? Sono le carte. Le carte. Non giocate mai, signor Tomere. Ve lo prometto. Allora, hai 10.000 franchi? 6.000 franchi? Ma ne avevi 5.000 8 giorni fa? No, 13. 13.000. 13 giorni? Ma no, ma sì. Noto sempre, le mie vincite, le mie perdite. Ecco qua. 2 maggio ebbi 5.000 in casa Tomere da un giovanotto. Da un giovanotto? Da un giovanotto. La cosa si fa sempre più sicura. Ascoltate, signore, arrivo ora da un viaggio e capirete che sono un po' sprovvisto. 5.000 franchi. Non ne avreste in tasca, per combinazione. Ma no, signore, vengo qua a chiedergli a voi. Beh, manderò qualcuno in banca. Potete ripassare alle 4. Alle 4? Alle 4. Va bene, ma non più tardi. Dopo le 4, 5 Luigi ogni minuto di ritardo. Va bene. Signore? Signore? Siete una canaglia. Ma lo so, signore, lo so. E me lo ripeto continuamente. Scusate. Scusate. Non c'è più. Alle 4. Signore? Uno vuole mia moglie, l'altro vuole i miei danari. Io non avrei mai creduto che avere un amante potasse potesse avere tanti dispiaceri. Io? Però, già! Come già? Ma noi siamo scesi ora dal treno? Sì, ma dovevo parlarti subito, subito. Cosa hanno fatto gli danesi? Di più sulle scale, nient'altro. Già qualcosa? Non ho potuto affogarli, si fanno ruotare. Ma non si tratta di loro. E dico, quanto mi dai al mese? 3.000 franchi. Quanto fa all'anno? 36.000. Più l'affitto fanno 38.000. Brava, sei forte in matematica. Ebbene, mio caro, non va più. Che cos'è che non va più? A partire da oggi bisognerà darmi 50.000. 50.000. Bene. Senza di che dirai mia moglie? Tu sei la mia mamma. No. Senza di che ti pianto. Mi pianto? Sì. E perché? Perché ho trovato una situazione a 50.000 franchi.
Dove? Alla punta di Rasp. Un pescatore? No, il presidente. Coe? Sì. Mi tradisci con Coe? Mai più. Non tradisco, io sono onesta. Ma posso accettare ciò che mi si offre. Ebbene, Coe mi ha offerto 50.000 franchi se ti pianto e se mi metto con lui. E tu che cosa rispondi? Che chiedevo tempo a riflettere. Tempo a riflettere? Strano. Non è vero. Ah, sì. Avevo già riflettuto. Preferisco rimanere con te, ma a condizione di non perderci. Ed eccomi qua a dirti aumentami. E ti tengo. E se non ti aumento? Se non mi aumenti, ti pianto. Mi piangi? Non avrò più la mia roba. Oddio, le diventerò un marito banale, un marito che non tradisce mia moglie. Ma sono salvo! È la fine dei miei guai! Rose, ti adoro! Sei contento? Estasiato! Non ti importa di non vedermi più? Mi avvelisce molto perché io ti adoro, ma mi giova tanto. Allora non mi aumenti? Sì, ti aumento! Ti aumento l'affitto! Lo porto a 5.000 franchi che è il suo prezzo normale! Oh, come è ricco può pagare! Oh, quando è così? Va bene, mia cara, ma non cercare di capire, sarebbe troppo lungo, vedi? E non voglio dirti nulla di piacere, ma tu veramente hai troppi ex. Io? Ma ne ho conosciuto uno poco fa. Quale altro? Non l'hai incontrato, Venusci? Sì, l'ho visto, ma è sempre quello. Come sempre quello, e l'altro? Ma quale altro? Quello che fa la coppia a mia moglie. A tua moglie? Com'è? Sì, è biondo con la barba. Fa l'ombrosa? No. Ah, aspetta, per fare la corte a una signora della società deve farne parte. Di che? Ma della società! Cerco in essa. Ah, Lady Bourbon! No. Ah, bene, non lo so, mi ci perdo. Ti perdi nella folla, non cercare di capire. Addio, Rosa. Ah, non voglio che tu rida! Tutti gli amanti che ho piantato piangevano ed io me la potevo. È disgustoso piantare un uomo che non si dispera. Vuoi che te lo dica? Sì. Sei senza cuore! E pensare che non ci avrei neanche mai pensato. Adrien? Sì. Adrien? Siete. Oggi? A 18 anni eri il violino. No, grazie. Adrien, un rimorso mi soffre. Ah. Ascolta, Adrien. Se tu venissi a sapere che durante i nostri 8 anni di matrimonio ho commesso un errore, cosa faresti? Hai un patto? Ma no, è un errore, una colpa morale nei tuoi confronti. Morale? O immorale? Sì, insomma, ma senti, ma qual è la colpa morale fra marito e moglie? La colpa morale o immorale? Poi la stessa cosa. Ah, la mamma. No, tu detesti la mamma, e come che ti dica, cara, è così frequente. E poi ella ti ricambia. Ma non si tratta di trovare, ma mai è possibile che tu non riesca a capire? A che è, Sofia, la colpa di un marito verso la propria moglie? E che cosa? La duplicità! L'adulterio. Ah, sì, ebbene. Ebbene, se tu venissi a sapere che durante i nostri 8 anni di matrimonio ho mancato alla fede coniugale, ho tradito i giuramenti fatti davanti all'altare e davanti alla società. Insomma, se tu venissi a sapere che ti ho ingannato. Tu mi hai ingannata? Rispondi per primo alla mia domanda.
Mi perdoneresti? Oh, secondo. Vorrei prima sapere con chi, come, quando. E si tratta di un'antica relazione. Di una relazione attuale. No, ora è tutto finito. Da molto tempo? Sì, da un po' di tempo. Ma insomma, da quando? Ma che importa, ora che ti parlo sono io. Oh, dunque tu mi hai ingannata. Sì, e tu non puoi volermene. E perché? Oh, Adriano, nello stesso giorno che iniziò quella relazione provai un tale rimorso che non pensai che non ad un caso. Quella donna amandomi non ottenne che un solo risultato, farmi comprendere quanto ci amassi. È molto gentile da parte sua. Se me la presenterai, la ringrazierò. Non corre, non vale la pena. La conosco? Sì. E chi è? Rocco. Ah, è la sgualdrina. Sì, hai ragione. Una sgualdrina. E come si è combinata questa relazione? Vedi, mia cara, sono donne abbindolanti. Feline. Mi ha preso. Ti ha preso? È il mio malgrado, ora ti spiego. Era una pittuaria. Non vuole pagare che 2000 franchi. Ho ceduto. Vuole portare con sé anche i suoi cani. Ho ceduto. Mi ha scelto. Mi sono dato. Mi sono sacrificato per lo stabile. Direi attenuanti. Ma ridi, mi perdoni tu? Ma sì, ti perdono. Senza secondi fini. Senza secondi fini, ma non ricomincerai mai più. Mai più. In ricambio, io ti farò un magnifico dono. Ah sì? Caccerò di via i segretari. Ah, ma che rapporto c'è? Uno piccolissimo. Ah, ti occorreva dunque che ti perdonassi il tuo fallo per congedare il segretario. Perché vedi, lui lo conosceva e minacciava di rivelartelo se lo scacciava. Oh, era dunque questo. Sì, vedi, mia cara, non sapevo dove sbattere la testa, ho indovinato che io ero un idiota e lui il re degli architetti. Ma non avevo tutti i progetti, i miei disegni li ho fatti da me. Ah, era Torre Eiffel. E lui è un idiota. Io sono un gran talento, lo dico così a un passante. E la verità è che mi teneva che mi avrebbe rivelato tutto. Ma tu avresti negato. Ha una mia lettera diretta a Rocco Popò. Oh, e perché non me l'ha mai mostrata? Era un mezzo per vincermi. Poteva sperare che avrei voluto vendicarmi, no? Perché la cosa, appunto, me l'ha spiegata. Ma la cosa lo disgustava. Vuole essere amato per se stesso. Guarda. Che vanesio, per se stesso. Ora vado a metterlo la porta. Gustavo? Sì. Lascia che lo faccia io. Com'è? Sì, che io stessa gli dia il congedo. E perché? Oh, la sua presenza mi ha tanto esasperato, mandarlo via ora mi farebbe un immenso piacere. Capisco, Fiorellina, più. Capisco. Ora lo chiamo. Ecco, sei bravo. Signora Re! La colazione è servita, signore? No, signore. In ogni modo voi non la mangerete. Oh, beh, sì, dipende dal menù. Qual è il menù? La porta. Come? Mi scaccio. Oh, scusa, mia cara, scusa. Mia moglie ci tiene lei stessa a dirvelo. Ora vi lascio. Ora potete dire mia moglie tutto quello che volete. Me ne fischio. Ha tutto confessato. E così, signora, decisamente voi siete la più forte. Sì, signore. La mia costanza, il mio viaggio a Toulouse, tutte le specialità che vi ho portato, nulla tocca il vostro cuore. No, signore. E mi scacciate. Sì, signore. E questa volta spero che abbandonerete la lotta, che non vi ritroverò più all'angolo di tutte le strade. No, signore, ormai sono vinto. Farisco, mi annienzo. Decisamente, vi sono proprio odioso. Ma no, non mi siete odioso. Oh, come sono strani gli uomini. Se non si cede loro, dicono che ci dispiacciono. Non voglio ingannare mio marito. Ecco tutto. Ah, bene. E perché? Perché che cosa? No, di
dico, avete una ragione seria, una ragione vera per non farlo? Ma oh, prima di tutto sono una donna onesta. Tutto qui? No. C'è dell'altro. E si può sapere? Il 28 gennaio di 8 anni fa io salivo devotamente i gradini della chiesa di San Tommaso d'Aquino. Per fare che? Per maritarmi. Ah, è stato in San Tommaso d'Aquino? Che brutta chiesa. Ah, la conoscete? Sì, ci sono stato una volta, il giorno del mio battesimo. Il parroco mi inondò, presi un tremendo raffreddore. Giurai di non rimettervi mai più piede. Ma questo cosa c'entra? Dicevate dunque che salivate devotamente i gradini. E giunsi all'altare, ove mi inginocchiai accanto al signor Tomé. Nel momento preciso in cui egli mi metteva l'anello nuziale al dito, io mormorai a me stessa: di certo tradirò mio marito un giorno o l'altro. Il parroco mi chiese che cosa, dissi niente, niente, signor parroco, e poi ripresi: di certo un giorno o l'altro tradirò mio marito, ma non sarò io a incominciare. Mi darò soltanto a colui che mi porterà la prova che il signor Tomerini fu infedele. Ah! Sì, signore. Bene. Questo è il giuramento che ho fatto davanti all'altare. Bene, bene. E cosa disse il curato? Ah, niente, perché non avevo udito la fine. Si era voltato per bere. Allora, signore. Allora, signora. Mio marito mi inganna? No, signora. Ne siete sicura? Sicuro. Oh, che cuore, che cuore. E allora, signore, perché lo tradirei? Perché? Perché? Ma perché scritto? Perché è logico, perché è inevitabile, perché la creatura squisita, divina, deliziosa che voi siete non può rimanere la cosa esclusiva di quella specie di Tomere che è vostro marito. Ma andiamo, sarebbe contro natura, sarebbe immorale. È capace forse di amarvi quell'uomo, è capace di amarvi come voi desiderate, come voi meritate di essere amata, ne è assolutamente incapace, prima di tutto perché alla sua età non si hanno più i mezzi, però si rammentano appena, ma appena appena. E poi perché? Devo dirlo, signora? Sì. Tanto peggio. Saprete tutto. Perché, signora, nel cuore e nella mente del signor Tomere, voi arrivate seconda. Ci siamo, ci siamo. Che volete dire? Egli ha un'altra passione. Oh. Nominatela. L'architettura. Vabbè, io non posso mica biasimare mio marito perché amo la sua arte. La sua arte? È una delle quattro arti. Oh, già. Mio marito è fedele, rimarrò fedele anch'io. Non mi smuovo da lì. Ma perché? Ma perché sempre? Perché aspettare che gli vi abbia ingannata per fare altrettanto? Perché sempre imitare, sempre seguire? Ma siate originale! Poi farò io in modo che gli vi inganni. E così sarete contenta, visto che avete bisogno della simmetria? No. Adrienne, vi amo! Siate mia! No, non io la prima, non io la prima! Ostinata! Una volta, due volte! Che cosa? Una volta, due volte, potete darmi la prova che mio marito è un amante? No, signora. E allora, addio, signore. Addio, signora. Harry! Signora! Non mi avete chiamato? No. Scusate, mi era sembrato. Addio, signora. Harry! È curiosa. Che cosa? Mi pare sempre che mi chiamate. Ma sì, vi chiamo. Mi chiamate? Sì. È con il mio nome di battesimo. Sì. Ma allora avete qualcosa da dirmi? Sì. Che cosa? Che siete un eroe, che vi ammiro e che sono vostra. Ariete! So tutto. Mio marito ha una madre. Non è vero. Si chiama Rosponto. Non è vero, non lo so. Io non ho nessuna prova. Sì, una lettera. Io non ho nessuna lettera. Ma che vi ripeto che mi ha ingannato? Ve l'ha detto lui. Me l'ha confessato lui. Ed è per questo che voi vi date a me? Addio, signora. Harry! No, mio marito non mi ha mai ingannato. Egli è irreprensibile. Io non so neppure chi sia, Rosponto. Non lo sapete neppure voi. Vi amo. Non è per vendetta che mi do, è per amore. Adrien! Oh. Finalmente! Adrien!
incaricata di mettervi alla porta. Ah, già, è vero! Tornate a casa vostra ed aspettate. Con la festa. Vi raggiungerò. Oh. E questa volta non andrò a mancare. Via! Attento! Ebbene? Ebbene, signore, la signora Tomerei vi ha fatto conoscere le sue intenzioni. Mi sottometto a tutte. Mi ha pregato di rientrare a casa mia e io ci vado. Non rimetterò mai più piede in questa casa. Ma non esagerate. Mia moglie riceverà sabato.